Ciao cari amici, l'avete riconosciuta? Penso di sì, questa è la maglia della finale di Coppa UEFA 92-93, quella con quale la Juve vince la Coppa e vince la Coppa appunto, battendo in finale il Borussia Dortmund per il risultato. Ricordiamo allora la Coppa UEFA era in due partite, andata e ritorno, la Juve strapazza il Borussia Dortmund con un netto 3-1 all'andata e 3-2 al ritorno. E quindi senza storia la doppia finale con un Baggio sugli scudi, anzi con i Baggio sugli scudi perché anche Dino Baggio fece la sua porca figura in quella partita, sponsor Danone. Anche qua non è l'ultimo anno dove c'era lo sponsor Danone, come vi ho detto, l'ultimo anno dello sponsor Danone è quella della stata la stagione del Double, ma uno degli ultimi anni dove c'era la scritta Danone in bianco nero, prima di essere sostituito dal logo Danone, che era quello blu con la scritta bianca. Se vi ricordate, andate a vedere l'ultimo video che ho fatto e ve lo ricordate. La potete rivedere. Andando a parlare di questa maglia, possiamo anche dire il tragitto che ha fatto la Juventus in quella Coppa UEFA, perché è stata una bellissima coppa, secondo me una delle più dominate. Cioè, la Juventus ha battuto la Anorthosis Famagusta 6-1 all'andata, 4-0 al ritorno, poi ha battuto il Panathinaikos 1-0 in Grecia e poi ha pareggiato 0-0 a Torino, ha battuto 2-1 a Olomouc, il Sigma Olomouc, e poi ha vinto 5-0 al ritorno. Poi ai quarti di finale ha perso 2-1 a Lisbona contro il Benfica, ma ha vinto 3-0 al ritorno. In semifinale ha vinto 2-1 in casa con il Paris Saint-Germain e ha vinto 1-0 il ritorno a Parigi. In finale, come ho detto, 3-1 a Dortmund, 3-0 a Torino. Due curiosità: in semifinale nel Paris Saint-Germain ci giocava George Weah. Mentre invece la cosa invece l'altra curiosità è la prima vittoria al Westfalenstadion contro di Dortmund, cioè quindi contro il Borussia ovviamente. Le curiosità sono che ha segnato nelle due partite praticamente i due Baggio, mentre nel Borussia Dortmund l'unico gol è stato fatto da Rummenigge, ma non quello che ha giocato nell'Inter, bensì il fratello. La maglia ovviamente è di Roby Baggio perché, come ho detto, è stato il mio giocatore in quegli anni lì preferito e sono ancora dell'idea che sia il più grande giocatore che il calcio italiano abbia mai avuto. Baggio che ha vinto quella Coppa UEFA praticamente, non dico da solo, ma dando una mano, una spinta incredibile. E niente, quindi tra l'altro in quella squadra c'era un altro giocatore che io adoravo, che era Andy Möller, che mi è dispiaciuto veramente quando è andato via dalla Juve, tant'è che questa maglia qua è appunto una delle sue ultime magliette. Purtroppo per Möller non rimase ancora tanti anni, ma secondo me, tra l'altro poi andò a Borussia e ci vinse anche una bella coppa in faccia di quella squadra lì. Che noi ricordiamo di quella squadra lì con cui battemmo il Borussia Dortmund. Il Borussia Dortmund comprò di questa Juve qua, di questa annata qua, ben tre giocatori dalla Juve: Möller, Julio César e Köhler. E vinsero la Coppa dei Campioni contro di noi. E da fastidio, però è la verità. Tra l'altro, poi c'era da aggiungere anche Hasler. E c'era da aggiungere Paulo Sousa che arrivarono in questa squadra che giocarono con noi, ma che poi andarono al Borussia Dortmund. E beh, comunque, ripeto, sicuramente io mi sarei tenuto Baggio, ma probabilmente lì c'erano problemi caratteriali, ma di sicuro non avrei ceduto Müller tanto facilmente perché era un giocatore che amavo la follia. Ragazzi, chiudo qua il video, maglia 92-93, anche questa ufficiale, originale e a me non resta che salutarvi con la maglia di Roby Baggio e darvi appuntamento per i prossimi video del canale. Ciao a tutti!